tutti Dreamers, io sono Francesca e benvenuti in questo nuovissimo video. Benvenuti in questo nuovissimo video, reazione da Edicola. Reazione, me contro te. In Edicola è uscito il nuovissimo album di figurine dei me contro te. L'album più due pacchetti costa 2,99€, mentre ogni pacchetto di figurine, io qui ho una box intera, costa 70 centesimi, quindi il prezzo standard dei pacchetti di figurine. Qui sul canale vi ho mostrato già alcune cose dei me contro te, ad esempio la mystery box, che se vi siete persi il video ve lo lascio nelle schede qui in alto. Gli slime, che altro mi sembra, forse anche le lamin cards. E sono super curiosa di vedere questo nuovo album. Oggi quindi sul canale sfoglieremo un po' l'album e apriremo ben 40 pacchetti di figurine. Se volete altri video del genere, altri video reazioni figurine, reazioni qualcosa in edicola, lasciate un bel mi piace adesso, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e tappate la campanellina per non perdere nessuna notifica. Seguitemi anche su Instagram, mi trovate come Frenchy Dreams Official, il link per seguirmi sarà sia in descrizione che nel primo commento di questo video. E prima di andare effettivamente allo spacchettamento, saluto Mary Semplicino e Irene Pisacane. Come sempre le regole per essere salutati le troverete giù in descrizione, quindi mi raccomando andatele a spulciare. Vi anticipo anche quale sarà il video di domani. Domani andremo ad aprire questi slime della Dynit, ovvero i Rainbow Putti. Io ho tre pacchetti e non vedo l'ora di aprire tutto, quindi senza perderci troppo in chiacchiere andiamo subito al video. E ok, quindi eccoci qui. Allora, qui abbiamo l'album, c'è scritto Me contro te Seeker Album, l'avventura continua. Allora, diamo un po' un'occhiata. Ah, c'è un concorso in atto. All'interno di ogni bustina c'è un codice che potete utilizzare per cercare di vincere una fantastica maglietta firmata da Louis e Sophie. Stavo pensando di iniziare a sfogliare l'album, ma forse è meglio se iniziamo a spacchettare. Sfoglieremo l'album quando poi andremo ad attaccare le figurine. Allora, questo è il pacchetto di figurine che troverete in edicola, la box. C'è scritto Me contro te, il prezzo di 70 centesimi a bustina e si monta anche così, guardatelo qui, è carino. E c'è scritto che ci sono diverse carte, abbiamo quelle speciali, le glitterose, le trasparenti e quelle scintillanti. Ok, quindi partiamo dalla primissima bustina. Sono fatte così, semplici bustine di figurine. Sul retro, beh, c'è scritto Dynamix come al solito. Ok, andiamo ad aprire. Allora, oh, ho trovato già una trasparente, una Sophie terrorizzata, e questa è la speciale trasparente. Questa con Sophie, l'altra metà sarà con lui ed è glitterata, un lui. Questa è carinissima, è a cartone animato. Qui c'è il bigliettino con il codice e poi mi posso accarezzare i capelli tutte le volte che voglio. Ok, queste poi vabbè sono immagini prese dai vari video che hanno realizzato. Allora, una trasparente di lui, che carina questa, è scintillante, maschera per il viso. Questa è un po' inquietante. Queste qui a cartone animato, devo dire la verità, sono le mie preferite, sono molto carine queste qui a cartone animato. Proseguiamo, proseguiamo. Bella questa, c'è scritto love you ed è tutta scintillosa. Come hai osato venire nella mia tana? Alla faccina sta sorridendo questo lui con un rombo. Inizia a cambiare forma. Ah sì, questo è quando hanno distrutto il cocomero con gli elastici. Ha delle monete d'oro lui. Io poi non conosco tutti i loro video, ma se voi li conoscete ditemi giù nei commenti quali sono. Questa è bellissima, trasparente, bella questa scintillante. Sulla giostra dei cavalli, un'altra sempre con i cavalli e poi una Sophie che fa una faccina buffa. Next, un pezzo di sotto di lui. Sophie sei fortissima, questa è molto bella. Questo mi sembra la cosa con la macchina della verità, ma non vorrei sbagliarmi. Bella questa foto, questa foto è davvero, questa figurina è davvero molto bella. E una foto con una tartaruga. Continuiamo, continuiamo. Una Sophie arrabbiata. Queste qui trasparenti sono le mie preferite. No, già il doppione, uffi. Sniff sniff, cos'hai di buono da mangiare. E poi altre due card di lui, altre due figurine. Io qui continuo a chiamarle figurine, foto, card, va bene. Andiamo, continuiamo. Lui, sempre versione cartone animato ma trasparente. Comunque in ogni bustina escono almeno due speciali, che sia quella trasparente o quella glitterata. Bella questa, secondo me completa deve essere fighissima, cioè guardate gli effetti olografici. Wow, Sophie e lui, non ci entro, sono troppo grande. E poi abbiamo Fuochino, Fuocherello, Fuochetto. Immagino che alcune figurine siano, alcune foto siano inedite, fatte apposta per l'album. Che carina anche questa. Abbiamo una Sophie con la parrucca, credo. Lui sei vivo. Che bip! E
poi questo che non riesco a capire bene che cos'è, mi sembra di vedere un conte Dracula, quindi forse farà parte della sezione del signoresse. Comunque in ogni pacchetto escono 5 figurine ed il codice per partecipare, una Sophie Rapper. Comunque da quel che mi sembra di capire, allora in ogni figurina, in ogni pacchetto ce n'è una trasparente, un'altra figurina a metà sulla Torre Eiffel, bella anche questa foto di lui e Sophie. Mi copro con la carta antistress, cioè quella lì che fa le quella che fa gli scoppietti. Poi questa è a doppione, bellina questa, carinissima. Ci manca l'altra metà, spero di trovarla. Twerk Challenge, tutta sbrilluccicosa. Siamo la coppia più pazza del web, bella questa foto. Poi abbiamo un'altra Sophie, proseguendo doppione, frullato di caramelle, un lui un po' terrorizzato, ma sei fortissima, e lui e Sophie sul Vespino. La sensazione dello spacchettare le bustine è fighissima, che belle queste, Kira e Ray. Un'altra metà, un doppione, prima panino e poi escargot. E qui abbiamo una faccia di lui molto scioccata. Doppione, doppione, il mango è buono, doppione, il team dei malvagianti, quindi questa è tutta la, fa parte della sezione del signoresse. Oh cavolo, stavo distruggendo tutto. Oh, simpatica questa, questa è molto molto simpatica. Wow, questa è super extra sbrilluccicosa, cioè guardatela, super sbrilluccicosa. Doppione, il cagnolino carino e coccoloso, mossa del gabbiano, quindi questa probabilmente sarà la yoga challenge. Un bacio a tutto il team trote, carinissima questa. Doppione, parte della challenge con la macchina della verità, e un altro doppione. Allora io faccio così, continuo ad aprire le mie figurine e vi mostrerò le più belle che ho trovato. E ok, qui ci sono un trilione di carte. Ho aperto tutte le mie figurine e ho selezionato quelle che mi piacevano di più. A parte mi sono usciti un sacco di doppioni, ma queste sono le mie figurine. Queste sono anche quelle che andremo ad attaccare subito, poi le altre me le attacco io da sola. Le mie preferite sono questa qui, che ha doppio, che è fighissima, è tutta sbrilluccicosa e ci sono lui e Sophie a Disneyland, che è bellissima questa. La maggior parte delle mie preferite sono quelle trasparenti. Abbiamo un lui che non è per nulla minaccioso con tutta questa frutta che gli gironzola attorno, una Sophie unicorno, questa è carinissima, questa è super divertente, e anche Sophie sul gonfiabile. Poi mi è piaciuta tanto questa figurina di Sophie, questa qui di Sophie e lui a Parigi, questa qui anche carinissima, e poi c'è anche questa qui che è sempre a doppio ed è super tenera. Queste sono sbrilluccicose, quindi le andiamo anche ad attaccare. Ok, quindi iniziamo a sfogliare l'album. Qui ci riparte il concorso, qui c'è scritto ciao lui e lui, lei e Sophie, la coppia più pazza del web è tornata. Allora vabbè, queste non ce l'ho, la mia prima figurina che devo attaccare parte dal 12 e va qui, e c'è scritto anche figurina glitterosa, figurina scintillante. Figa come cosa, perché così si capisce poi che tipo di figurine magari ti mancano. E iniziamo ad attaccare le figurine. Ok. Ok, questa è la parte facile. Adesso dobbiamo vedere se riesco ad attaccarla bene anche l'altra. Queste figurine così mi fregano sempre. Ecco qui. No, ok. Ecco qui. Carinissima. 58 poi. Qui c'è tutta la sezione di Kira e Ray, tutta la sezione me contro te contro il signoresse, in movimento, questa anche è simpaticissima questa sezione, passione pets, 58 e va qui. Ok, dato che è trasparenticcio non lo trovavo, è della versione unicornosa di Sophie. No, aspetta, ecco qui, che carina questa. 79 la prossima, scherzi top. E questa è le vendette e le penitenze, 79, e va qui nella sezione splash. Ok, questa al primo colpo ce l'ho fatta. Top challenge è al centro del vostro magazine, troverete al centro del vostro album, troverete anche un poster che andiamo subito ad aprire. Piano piano, senza rompere niente, eccolo qui. Avete prima un lato dove ci sono lui e Sophie, e qui vanno attaccate delle foto, perché ho la M e la P. ABC no, quindi non vanno da questo lato, vanno da quest'altro lato, che anche sono carinissime. Questa è la parte dedicata a Instagram, e abbiamo la M che va qui e la P, ok, vanno entrambe sulla stessa pagina, quindi facciamo semplicemente così, M e P. Ok,
Carina come idea questa, eh? Simpatica proprio. Poi andiamo anche con la P. Solo in questa sezione bisogna essere molto molto precisi. Il resto delle figurine me le attacco da sola, ma qui poi c'è la sezione esperimenti, i daily di 24 ore, turisti per caso, fashion star, look di Sophie, passione cibo. E poi qui c'è scritto che dal 20 aprile usciranno le gommine dei miei contro te in edicola, c'è la gommina più una bustina di figurine che costano 1,90 euro. Però ragazzi, devo dire, è una collezione carina e coccolosa, le figurine sono simpaticissime, le mie preferite sono queste qui trasparenti, come già vi ho detto, le foto però sono molto molto belle. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, le avete acquistate, non le acquisterete, se sì avete completato l'album o cercherete di completare l'album, fatemi sapere tutto giù nei commenti, lasciate un bel mi piace se volete altri video del genere e per iscrivervi al canale cliccate qui sul mio malloppolo di figurine, mentre per vedere altri video presenti sul mio canale cliccate qui sulle miniature. Io vi saluto e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!